Quella che vedete alle mie spalle è via Cittadella, è una delle traverse che scende dalla zona più alta di Sciacca verso via Giuseppe Ricata e questi sono i cumuli di rifiuti che ormai stanno in tutti gli angoli anche del centro storico, non solo in periferia. Oggi, come sapete, è il quinto turno saltato intanto dell'umido e questa mattina anche della raccolta della plastica. I saccenzi avevano esposto il mastello giallo ma nessuna comunicazione era stata data e invece il turno è saltato, non si capisce perché, questa volta non è di certo colpa dei saccenzi presi sempre per incivili, a volte lo sono, ma questa volta non è colpa loro se la comunicazione non è stata corretta. Quindi tutti hanno esposto il mastello giallo, non c'è stato il ritiro, non si capisce perché neanche la plastica è stata ritirata. L'umido, come si sa, non verrà ritirato neanche domani, domani è mercoledì, mentre la sindaca annuncia che giovedì andrà in procura. Lunedì si è svolta questa importante riunione a Catania, alla quale ha partecipato solamente l'assessore Brunetto, che è ritornato abbastanza amareggiato dalle notizie non per nulla confortanti. A quanto pare si dovrà attivare un procedimento d'urgenza, un'ordinanza sindacale per riaprire almeno per 6 mesi la discarica d'urgenza, la discarica Saraceno Salinella, altrimenti sarà veramente il caos rifiuti. Ma oggi siamo tornati in strada per chiedere ai saccenzi come vivono queste giornate e soprattutto che cosa pensano. Ricordiamo che Sciacca è una delle città dove la tassa dei rifiuti, la tassa sulla spazzatura appunto, ha un livello molto alto, quindi chiederemo a loro che cosa pensano e soprattutto che cosa hanno capito di quest'altra crisi e del caos che investe in questo momento i rifiuti a Sciacca. Signor Cusumano, questo di qui è un cortile privato, ma anche qui vediamo che c'è soprattutto umido, mi pare di vedere, umido, ma di umido tutto, di tutto e di più, di tutto e di più, veramente. Tra le altre cose ha la sua attività. La mia attività non riesco, perché le dico una cosa, già a vedere questo, cerco di mantenere il più possibile quello che posso mantenere, perché il mio umido non è una frittura, non è una cucina, ma bensì le cialde, diciamo le cialde, le capsule che sono non possono fare una puzza, una cosa. Ma lei che cosa ha capito? Ieri per esempio aveva capito che non bisognava esporre il mastello giallo? L'avevo capito e non cioè questo non glielo dico, non, però so semplicemente che tramite mia figlia io so semplicemente quando devo uscire, perché su Facebook sappiamo e usciamo in base a quello che sentiamo dal... Ma lei che cosa ha capito di questo caos rifiuti? Che cosa è successo? Come se lo spiega da cittadino? Che amministrazione abbiamo? Che governante abbiamo? Una Sciacca. Io sono del 39, ho 80 anni. Faccio 80 anni in agosto. Sciacca era un presepe. Oggi è? Oggi è una... Non glielo posso, perché divento poi volgare e non sta bene né per chi lo sente né perché io lo dico, semplicemente è una volgarità che non è possibile. Aveva capito che oggi non bisognava esporre il mastello giallo? Sì. Lei non l'ha sì, esposto? Sì, no, assolutissimamente, perché già su Facebook si sentiva dire già, dai. Ma lei che cosa ha capito di questo caos che si è venuto a creare? Come mai non raccolgono? Non sono informata, so che la raccolta di rifiuti non sono autorizzate, non hanno più l'autorizzazione, non si sono messi d'accordo, non so niente. Come ha rimediato in questi giorni? Sono saltati 5 turni di umido, come ha fatto? Purtroppo l'umido noi abbiamo la fortuna di avere una campagna. Quindi è fatto alla vecchia maniera. All'antica. Ne ha fatto con cime. Sì. No, abbiamo però in tanti. Non lo hanno. Visto che ci sono per strada, ci stanno i rifiuti, adesso i cittadini sono esasperati, hanno buttato, insomma, si sono sbarazzati al loro modo dei rifiuti. Sì, e così, sulla strada San Leonardo non si può camminare. Tutti la munizia e la spazzatura a fonte della portone. Lei abita a Sciacca? Sì, sono romena ma abito a Sciacca. E che idea si è fatta del perché non viene ritirato il pattugno? E chi si fa? Si aspetta. Lei dove l'ha messo? Io avanti alla portone, dopo l'ho messo dentro di nuovo. Che possiamo fare? Quindi la entra e poi esce? Lo entriamo e lo usciamo. Ok. Pure la plastica, pure spazzatura, umido, pure tutto. Lo usciamo e lo entriamo. Quindi non è mai informata su quello che deve fare? No, non siamo informati per niente. Molte volte lo buttiamo a Pereira, andiamo con la macchina e lo buttiamo lì, ma quando è aperto pure lì. All'isola ecologica? Sì, sì, sì. Quindi a volte fai viaggi proprio? Sì, per questo. Turni di umido saltato, lei come fa a casa?
Come faccio? Dobbiamo accettare, che dobbiamo fare? Per esempio, lei stamattina l'ha esposto il mastello giallo, lo sapeva? Sì, che... sì. Non è stata informata? Non sono stata informata, signora, l'abbiamo messo ieri sera tardi fuori e stanno ancora là fuori. Non lo ritirano, neanche domani ci sarà la raccolta dell'umido. Allora lo dobbiamo mettere dentro? Sì. Ok, grazie signora. Un'altra cosa, che idea si è fatta lei del fatto che non è, del perché non ritirano i rifiuti? Non c'è disciplina, non c'è ordine. Che cosa ne pensa del fatto che c'è stata un'importante riunione, la sindaca non ha partecipato, non è andata? Non va bene, non la trovo normale. 5 turni di umido saltati, lei come fa con la spazzatura? Con la spazzatura? Ieri sera l'abbiamo scesa, oggi è rimasta davanti il portone. Io come faccio? Io non lo so, perché l'umido mi interrazza, ma la plastica... Ma lei l'ha capito perché non ritirano i rifiuti? Perché dice che non c'è posto di potersela portare. Ho sentito la televisione, il telesciacca, l'hanno detto alle 5, neanche stasera passano quello dell'umido per domani. Sì, infatti il problema è questo. Come domani facciamo? Non lo so. Come facciamo? Non lo so, dove la mettiamo? Io la tengo in balcone come lei. E come mia? Ha ragione. Io non lo so. Non è una cosa che può andare avanti in questa maniera. Le tasse si pagano, quella cosa si paga, tutte si paga, la spazzatura la paghiamo e poi la dobbiamo tenere a casa. Che oltretutto non è che magari l'abbiamo messo o in terrazza, perché dentro non si può tenere. L'abbiamo messo in mezza scala e neanche fuori. Io fuori ho messo solo la plastica ieri sera ed è lì ancora rimasta, che c'è tutto, il portone è tutto pieno. Io non lo so. Dite voi altri, insomma, no? Dico, io non lo so cosa si dovrebbe fare. Ma lei che cosa pensa del fatto che la sindaca non è andata a questa riunione importante che c'è ma stata, non... è andata solo l'assessore, lei che idea si è fatta? Ma non lo so veramente, perché meglio non parlare, meglio non dire niente in queste cose. Meglio la parola, meglio quello che non si dice, meglio parola.